attenzione, pagate le bollette che vi sono arrivate del gas e della luce, perché ve la tagliano la luce, vi interrompono l'erogazione del gas. Non è vero che sono stati sospesi i pagamenti. Qua me ne hanno mandato alcune stamattina, 185 euro bolletta e a credito, queste avevano a credito su conto corrente, quindi con valuta 26 marzo, un'altra bolletta della luce 93,39 il 27 di marzo c'è stato l'accredito sul conto corrente. Come io ho avuto modo di sostenere, non serve fare conferenze stampa e mettere a disposizione 25 miliardi di euro che già è da 20 giorni, 15 giorni, col Cura Italia che sono stati messi a disposizione. Vedremo quando arriveranno anche i soldi che sono stati messi ieri a disposizione, un'altra conferenza stampa, i 4 miliardi e 3 che erano stati spacciati come nuove somme, ma sono i soldi dei comuni, del fondo sempre di solidarietà, poi i 400 milioni aggiuntivi su cui abbiamo fatto ognuno di noi le nostre statistiche, mille polemiche, delle quali non me ne frega nulla, ma una cosa sì che mi interessa. Chiarire una volta per tutte che, secondo il mio modesto punto di vista, in questo momento sarebbe bastato un ordine, una disposizione ai gestori delle reti riguardo gas e luce. Il decreto legge, attenzione a questo passaggio, 9 febbraio 2020 ha stabilito che per gli 11 comuni che erano stati inizialmente delimitati con la cosiddetta zona rossa, in quei comuni si è provveduto a sospendere il pagamento di tutte le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti fino al 30 aprile. Il compito di attuare questo è stato assegnato all'ARERA e di conseguenza tutti pensavano che con il DPCM 9 marzo 2020, che ha di fatto esteso a tutta Italia le condizioni della cosiddetta zona rossa, valevano anche per questo principio. No, no. Questo principio, guardate, nel DPCM 9 marzo 2020 non è contemplato. Quindi, allo stato attuale, tutto questo si paga. La norma di cui parliamo era l'articolo 4 del decreto legge 9 marzo del 28 febbraio, che così recita: sospensione dei pagamenti delle utenze. Attenzione, sospensione, non esonero. Quindi comunque anche in quei comuni dovranno pagare. Così recita l'articolo. L'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea fino al 30 aprile 2020 dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere per i comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020, i famosi 11 comuni. Secondo comma, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento, i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1. Quindi lo dice il provvedimento che non si tratta assolutamente di un'esenzione e di conseguenza è logico che anche quegli 11 comuni ora dovranno pagare. Allora dico al Presidente del Consiglio dei Ministri, oggi manderemo un'altra lettera. Non è più semplice in questo momento, apposta, di ipotizzare questi miliardi che dovranno passare dalla burocrazia e quant'altro, invece con un semplice colpo di penna sospendere i pagamenti di acqua, di luce, di gas, di spazzatura,
Non è più facile in questo momento dire agli italiani: non voglio però dei tuoi soldi, che siamo in guerra, e i soldi che ho io li utilizzo per fare la guerra? Anche questa che è una baggianata? Oppure che cosa ci vuole per arrivare a pensare queste soluzioni? Ne parleremo comunque stasera approfonditamente nella nostra diretta Facebook delle 18:45.